Il primo libro che mi viene in mente quando si parla di maternità è La figlia unica di Guadalupe Nettel, per tre motivi. O meglio, tre personaggi che ci parlano di maternità e di femminilità in modo autentico. Il primo motivo personaggio è la voce narrante Laura, che sta scrivendo la tesi di dottorato. Parallelamente ci racconta di aver deciso di andare dal ginecologo e farsi legare le tube per non avere mai figli. Lei è consapevole di non voler diventare madre, perché questo vorrebbe dire rinunciare alla propria libertà. Questo non vuol dire che sia un'anaffettiva, incapace di prendersi cura degli altri, al contrario. Il secondo personaggio è Alina, un'amica di Laura, che vorrebbe diventare madre con il compagno Aurelio. Riesce a rimanere incinta di Ines, ma al settimo mese di gravidanza i medici le diranno che il cervello non si è sviluppato in maniera corretta e quindi la figlia non sopravvivrà. Il terzo personaggio arriva un po' per caso, vivono nell'appartamento accanto a quello di Laura. Si tratta di Doris e di suo figlio Nicholas, che ha 8 anni, è orfano di padre e il padre era un uomo violento e sarà proprio Laura a prendersi cura di questo bambino, che ripete le violenze verbali del padre, mentre Doris è vittima della sua depressione. L'autrice riesce a raccontare il caos della vita, racconta una maternità vissuta in modo collettivo. Non si parla di istinto materno, paterno, non importa di chi siano i figli. Ciò che importa è cambiare il modo in cui parliamo di maternità. Dunque, da dove cominciare?